diffamazione tramite chat messa a disposizione sulle varie social network. Questo è un nuovo reato, si sta amplificando la portata e ci sono delle interessanti novità. Se vi interessa questo tema, vi invito a seguirci sul nostro canale YouTube. Ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Parliamo di un reato importante, quello della diffamazione che avviene tramite lo strumento della chat o dei social network. Su questo tema è intervenuta recentissimamente la Cassazione penale con una sentenza, diciamo, rivoluzionaria di quello che era il filone giurisprudenziale fino a quel momento tenuto fermo appunto dalla Suprema Corte. La sentenza è la 24.600 del 2022 che ha chiarito un concetto importantissimo, quello della prova dello screenshot e quindi della fotografia del cellulare relativamente a una conversazione avvenuta tramite chat, uno dei normali o social network o tramite appunto WhatsApp, eccetera. La Corte ha fatto un passaggio molto interessante ritenendo questa forma di fotografia valevole a tutti gli effetti come prova del reato di diffamazione, a differenza di un orientamento precedente che diceva che era sostanzialmente una sorta di intercettazione occulta e che ovviamente servisse l'autorizzazione delle parti per poterla esibire in giudizio. Questa sentenza, quindi, la Suprema Corte ha ribaltato l'orientamento della Corte d'Appello, che aveva non considerato questo come prova fondamentale del reato, e l'ha invece rimessa in pista, sostanzialmente procedendo con la condanna per il reato di diffamazione. Quello che ha spiegato la Corte è che non si tratta di un'intercettazione, ma se c'è la fotografia di una chat, di un social network, questo è già conosciuto ai molti e quindi non serve alcuna autorizzazione da parte della parte, diciamo, della controparte per esibirla anche in giudizio, ma costituisce una vera e propria prova e non ha nulla a che fare con quella cosiddetta captazione occulta tipica delle intercettazioni, che naturalmente sono proprio strutturate in modo tale da non essere viste né comprese né capite dall'altra parte, dall'altro interlocutore. Per cui attenzione a quello che scrivete nelle chat e nei social network, questo può costituire naturalmente un reato. Tenetevi aggiornati sempre sul nostro canale YouTube.